Una mostra sicuramente significativa per la fondazione e per il comune di Colle Salvetti. Intanto è la prima volta che facciamo una mostra su due sedi, utilizzando questo rapporto ormai consolidato con il comune di Colle Salvetti e la Pinacoteca Servolini. E abbiamo voluto appunto organizzarla su due spazi espositivi anche per dare la possibilità a più persone di vedere la mostra, le mostre e naturalmente dislocare nelle due sedi le opere di Romiti che sono state appunto organizzate e curate da Francesca Cagianelli. Nel tentativo di far, come dire, risaltare la figura di Gino Romiti, che è un artista molto conosciuto a Livorno, molto apprezzato dai livornesi, ma che magari non è mai stato scoperto in una fase importante della sua vita, nei primi due decenni del Novecento, quando Livorno era un crocevia di rapporti, di relazioni con i cenacoli artistici nazionali ed anche internazionali. Il merito di questa mostra, e devo dire della sua curatrice Francesca Cagianelli, è proprio quello di aver scoperto e valorizzato questi intrecci, in particolare il periodo appunto dei primi due decenni del Novecento, il periodo simbolista, quindi il periodo in cui Romiti si avvicina alle correnti pittoriche europee e anche vedere in mostra, ad esempio, alcuni aspetti legati all'horror, quindi a un Romiti non conosciuto se non da un pubblico particolare di collezionisti o di esperti. Quindi l'idea era proprio quella di rendere più conoscibile questo artista e insieme a questo artista far emergere che la Livorno dei primi del Novecento era una città viva dal punto di vista culturale, con questi intrecci fortissimi con la cultura italiana ed europea. Buon pomeriggio, cari amici. Vi ringrazio dell'invito a parlare di D'Annunzio in questo vostro programma di rievocazione. Ma come io ho già spiegato ampiamente all'amica Cagianelli, io non sono assolutamente un esperto di D'Annunzio e quindi rischio di portare acqua sbagliata al mulino. Tuttavia, poiché avete insistito, io dirò la mia. Dirò solo poche cose e sono le seguenti, che io ho praticato D'Annunzio solo negli anni della giovinezza, intorno al 60, a metà degli anni 60, ma perché in verità il mio amore era Pascoli e siccome Pascoli andava di controcanto con D'Annunzio, anzi Pascoli fu scoperto da D'Annunzio, che fu il primo che riconobbe l'importanza di Mirice e ne fece una recensione bellissima, e quindi era doveroso, insomma, occuparsi di tutti e due, anche perché c'era avvertivo che c'era una corrispondenza fra i due, un richiamo spesso affettuoso, talvolta anche polemico. Presso gli antichi questa si chiamava gara poetica, e questa gara poetica è durata tutta la vita, è durata tanto che Pascoli ha sopravanzato quello che lo aveva scoperto, e D'Annunzio a un certo momento cominciò ad avere anche un certo timore di Pascoli, perché aveva capito che Pascoli la sapeva più lunga di lui, non nella costruzione di versi, ma nella profonda cultura che li divideva. E Pascoli era un conoscitore straordinario del mondo antico, del mondo greco-romano, tant'è che
mentre D'Annunzio usa i classici, ma li usa in traduzione. E Pascoli aveva anche una dimensione filologica che a D'Annunzio mancava. Ma questo non vuol dire che D'Annunzio sia inferiore a Pascoli, sono due mondi diversi. Si può scegliere tra due mondi diversi e ognuno ama chi gli pare. Ripeto, quello che li divide profondamente è proprio il mondo antico. Riguardo al mondo antico, per D'Annunzio è un luogo come un altro dove attingere materiali, dove attingere miti, miti anche bellissimi spessissimo, miti che hanno qualche cosa che a Pascoli manca, cioè il senso del panico. Pascoli invece che cosa coglie nell'antico? Pascoli coglie soprattutto il passaggio dall'antichità pagana alla nuovo messaggio cristiano e sente questa profonda crisi, questo dolore, questo senso nuovo della vita, questo bisogno di qualche cosa di nuovo che rompe lo schema dell'antichità come età felice, come età pura, come età olimpica, e lui invece si accorge che nell'antichità ci sono gli schiavi, c'è la violenza. A Pascoli manca il panico, a D'Annunzio manca questo senso dell'umanità, dei piccoli. Ecco, i piccoli, questa è una cosa molto importante, perché Pascoli è un continuatore. Si sente di essere un continuatore di Leopardi e sente che questo mondo sta andando verso, lui ha intuito che il capitalismo sarebbe stato vincitore, e allora l'ultima cosa che gli torna, l'ultima speranza è quella del rifugio nel mondo dei contadini, in una nuova Arcadia, in una nuova Georgica che è quella dei contadini della Garfagnana, e va a vivere anche in Garfagnana. E per D'Annunzio invece è il contrario, questo mondo che sta a fianco alla Garfagnana, che è la Versilia, è un luogo di eroismo. Questi cavatori di marmo sono sentiti come il nuovo Prometeo. Ma che ne sapeva lui di Prometeo, che lui non aveva mai lavorato, non aveva mai preso una zappa in mano, non sapeva che cos'era il lavoro manuale, però aveva questa follia meravigliosa di saper costruire versi e di saper costruire miti, e avevano anche gli stessi amori poetici, gli stessi amori per i pittori, per esempio per Plinio Nomellini, ma anche lì c'è questa diversità di vedute. Da una parte c'è un mito grandioso di invasione, dall'altra c'è la minaccia di qualche cosa di terribile che verrà da fuori e non sappiamo che cosa sia. Insomma, io ho esaminato anche, ho messo a confronto anche alcune poesie. Per esempio, Pascoli insiste molto sul problema delle rose e delle viole, partendo da una poesia di Leopardi, al quale rimprovera di aver messo sul seno delle fanciulle le rose e le viole, che appartengono a due stagioni diverse, quindi è un errore poetico. Allora dice: tu sei un grande poeta, però hai sbagliato nella imitazione della realtà e non potevi mettere le rose e le viole. E questo è un problema che lo tormenta, ed è un problema che attraversa tutta la letteratura italiana, perché io ho un pacco di schede enorme così, in cui non c'è poeta italiano che non mette insieme le rose e le viole, che sono, per ora questo sarebbe tutto un altro discorso, comunque hanno un'origine mitica, questo insieme delle rose e delle viole. Ecco, per lui sono dei fiori veri, dei fiori belli, tutto quello che vogliamo. Ma se io le leggo che cosa delle rose alle viole dice D'Annunzio, si resta meravigliati, perché diventa tutta un'altra cosa. D'Annunzio si misura con lo stesso tema sia in prosa che in poesia, e senta cosa dice nel piacere: altre rose erano di carne,
veramente di carne, voluttuose, come le più voluttuose forme di un corpo di donna, con qualche sottile venatura. Queste rose non sono più dei fiori, sono una visione carnosa del corpo femminile. Ma voglio dire, ogni poeta, poi non è che bisogna insegnare ai poeti come si devono comportare, però insomma siamo davanti alla voluttà della parola. La parola è diventato qualche cosa di che dà piacere, che dà piacere sensuale. Un altro passo, sempre questo dell'Isotteo: senti odore di viole che giunge a quando sui freschi venti, odore di viole giungea soave e forte. Qui anche qui le viole non sono un fiore, sono qualche cosa che sprigiona una sensazione, sprigiona una voluttà, un piacere veramente fisico. Ecco, questo senso della voluttà in Pascoli qualche volta c'è nella digitale purpurea e in qualche altro, ma Pascoli ha come programma quello della realtà delle cose. Veniamo ai versi. Tutti e due sono bravissimi autori di versi, anzi sono gli ultimi grandi capaci facitori di versi e di rime nel senso tradizionale della letteratura italiana. Poi tutto si sfascia, viene il verso libero, ma ancora una volta bisogna sottolineare che per Pascoli la poesia è la nostra lingua segreta, è la nostra lingua che abbiamo perduto. Per D'Annunzio è un meraviglioso mezzo di istrionismo, per Pascoli è invece l'essenza dell'umanità, la vera poesia è quella che si scrive in una lingua che non si parla più. E infatti per questo lui si converte al latino, perché il latino è lingua morta, la lingua della poesia è lingua morta. E quindi la poesia è un convivere con i morti, un convivere con il passato. È la lingua dell'Eden, la lingua primitiva dell'uomo. Ecco, questi sono degli esempi a contrasto per spiegare modestamente le ragioni per cui io faccio il controcanto alla vostra celebrazione. Non è che io voglia dire che D'Annunzio è un grande, ma ci sono grandi che sono grandi di corpo e grandi che sono grandi di mente, ci sono grandezze diverse. Allora ognuno si sceglie i suoi. Gino Romiti attraversa da protagonista assoluto 6 decenni di arte a Livorno. È allievo di Guglielmo Micheli, assieme a Ghiglia, Lloyd, Modigliani stesso, Vinzio, Benvenuti, e dalla formazione fattoriana di quegli anni, di fine 800, rapidamente, con estro, con intelligenza, diventa l'uomo che insieme a Benvenuti porta il divisionismo a Livorno. È l'artista che riesce a portare in città quel clima simbolista che Nello Tarchiani definirà simbolismo d'eccezione. Non casualmente Romiti, appena 22enne, è già protagonista alla Biennale di Venezia del 1903 con l'opera Armonia di suoni, e nel 1904 è uno dei protagonisti della secessione fiorentina di Palazzo Corsini. Sono anni intensissimi, anni nei quali Romiti ha un peso specifico non soltanto in ambito cittadino, ma in ambito più ampiamente nazionale. Sono anni appunto intensissimi nei quali Romiti è partecipe e animatore dell'epopea del Caffè Bardi. È nel primo decennio del secolo che Romiti riesce a portare a Livorno quella ventata simbolista böckliniana, con influssi e influenze di von Stuck, con influssi e influenze Jugendstil, Art Nouveau, di grande modernità, di grande attualità, che negli anni del secondo decennio del secolo conferma con la sua ricerca sempre più attenta alle novità e agli stimoli più importanti del panorama internazionale, del quale Romiti a pieno titolo fa parte, come questa
mostra realizzata da Francesca Cajanelli testimonia eccellentemente. Una mostra che segue la monografia di Francesca Cajanelli del 2007, nella quale per prima poneva l'attenzione sull'importanza dei Dolomiti nel contesto locale e nazionale. Una monografia alla quale fece seguito quella del sottoscritto l'anno seguente e che ora a distanza di 15 anni circa trova finalmente completezza e compiutezza in questa grande mostra che riesce veramente a sottolineare l'importanza di Dolomiti per l'arte locale e la sua rilevanza nel contesto nazionale e forse anche internazionale. Dolomiti è comunque personaggio che avrà modo di confermarsi e di avere un ruolo fondamentale anche nei decenni successivi. Basti pensare al suo fondamentale apporto al gruppo Labronico, del quale è fondatore nel 1920. Dunque, l'accostamento della poetica di D'Annunzio alla pittura di Romiti vale, secondo me, sulla libertà di essersi lasciati influenzare dai movimenti anche artistici, filosofici, eccetera, che c'erano nei loro anni. Cioè, sono ambedue artisti che non si sono fermati a un genere, ma hanno avuto la libertà di sondare, sperimentare quello che suscitava in loro, non so, un nuovo pensiero, una nuova corrente. E anche il fatto che sia D'Annunzio che Romiti abbiano attraversato questa fase anche di spiritualismo, così che magari non la collochi in loro periodi diversi, è forse il collegamento maggiore. Cioè, io ho avuto l'esperienza di conoscere un po' di più D'Annunzio quando ho frequentato il Vittoriale per un murales che ho fatto lì nei giardini di Ban, e ho visto, insomma, la sua casa con tutte le sue i suoi cimeli. Ho capito che tipo di artista era, è molto curioso, molto anche diciamo opportunista in tanti casi, però abbastanza libero appunto di variare, come è stata anche la pittura di Romiti, che è partita un po' macchiaiola così, poi si è addirittura addentrata in qualcosa di più cupo, forse legata alla bellezza della natura, ma la natura quando è insomma magica, per poi diventare questo paesaggista così attento ai riflessi dell'acqua, alle cose che magari trasmette la bellezza della natura. Forse l'amore per la natura, ma in senso globale.